Presidente, ma guarda tu chi ti vediamo qui, Presidente. Presidente che si chiama Alberto Marchisio, che vedi, è anche pronto, perché lui rappresenta una cantina con molti amici e se non fa un buon durello, i soci... Siamo in diretta per festeggiare e dopo la bellissima serata di ieri sera dove abbiamo avuto degli abbinamenti straordinari, oggi la grande festa qui a Villa Bonino. Sì, abbiamo aperto due ore fa, in questo momento abbiamo un buon afflusso, la gente è molto curiosa, gli appassionati di Turello la stanno mettendo tutta per cercare di assaggiare tutti i vini di tutti i produttori. Sono felici di questo e ci auguriamo anche sono già più di 3 milioni di persone. Sì, veramente un dato auto. Quanto, che valore hanno? Divulghiamo bene. Sicuramente sui bicchieri forse ci avviciniamo. Insieme con Alessandro Scorsone, poi il nostro ambasciatore oggi qui, e sottolineavamo il fatto appunto oggi i consumatori avranno due frecce per colpire, no? Avremo questi Turello in duplice, come dire, forma, no? Sì, abbiamo il Turello col metodo italiano e il Nessini Turello, poi c'è il metodo classico e stiamo procedendo a una modifica del disciplinare per chiamarlo Monte Nessini. Togliere questo equivoco che tutte le volte va spiegato del Nessini Turello, ma cos'è il metodo italiano e il metodo classico. Ma vogliamo spiegare pure, Presidente, il metodo classico brevemente, cosa vuol dire? È rifermentato in bottiglia, quindi la seconda fermentazione che si fa in autoclavi, grosse vasche a pressione, viene fatta in bottiglia, in lievito, quindi ogni bottiglia ha una storia a sé, un'autocreazione a sé, e quindi il lievito prima fermenta, insomma gli zuccheri che ci sono all'interno, e poi va in liso, cioè che quando muore inizia a rompersi dalla parete centrale e a rilasciare manoproteine, quindi questi sensori terziari che si sentono in un metodo classico. Un'altra cosa deve dire che quanto tempo deve stare lì? Ah, deve stare lì 36 mesi per prendere il nome riserva o 24 mesi per... In realtà questo è un metodo classico, abbiamo 36 mesi, sappiamo dove potremmo arrivare. Noi infatti abbiamo dei migliori produttori che piace sfidare e vedere dove si può arrivare con la durella. Quindi troviamo dei 60 mesi, degli 80 mesi, anche di 100 mesi. Questa è un po' una sfida che ognuno di noi, come raccontavo stamattina a un vostro collega, la cosa bella della spumatizzazione, che è il suo classico proprio questo, no? Uno fa un tiraggio e poi può portare avanti e vedere qual è dove può arrivare la rivista. Perché nel tutto classico un'altra cosa molto bella sono le annate, che riesce a vedere le differenze e quindi creare quella curiosità al consumatore, perché non vogliamo vini omologati ma vogliamo vini autentici, e quindi anche il consumatore deve capire che non tutte le annate sono eccellenti, ma vanno anche apprezzate le annate nella media, soprattutto per avere un po' più. Anche perché la qualità va pagata, però oltre alla qualità vediamo anche la passione, ogni tanto prendiamo anche la passione dei produttori che ci fanno vivere, che ci fanno assaggiare qualcosa di diverso. Ieri abbiamo avuto un altro prima con un tour appunto per tutto il meglio del genere e abbiamo proprio apprezzato questa passione che ci ha di cucina in tutti i prodotti. Io posso dire che abbiamo più rompe le scatole che non più. 50 persone, siamo arrivati a 60. Siamo arrivati a Auditor 60 milioni e basta, direi di andare a bere qualche calice di durello. Anzi, perché non facciamo un bel cincin in diretta? Va proprio bene, adesso mi prendo un bicchiere. Facciamo un bel cincin in diretta? Sì. Bene, lo facciamo con fai un biologico, dai, che andiamo, usiamo. Tanto per vedere che è ancora vivo, ancora tanta voglia di prego.
Proviamo a emozionare. Bene.